Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di Podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino, per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Il podcast Antioca è un ministero della Chiesa di Torino e Milano. Il proposito del podcast è edificare la Chiesa locale, testimoniare quello che Dio ha fatto in noi e lasciare il fondamento apostolico alla prossima generazione, la nostra successione apostolica, fino al ritorno del nostro Signore Gesù. Io so che tu sei qui, mio Gesù, sento il tuo camminare, ti muovi tra il tuo popolo, portando libertà.
so che trasformato io sarò. Trasforma il nostro cuore in te, Signore. Si puedes creer, los Alpes se moverán y ángel se sana. Cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro. Dios tiene poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede sacar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo.
conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer, si puedes trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Demonios huirán.
Pace di Cristo, bella chiesa di Torino, questa mattina, 3 novembre 2017, adesso le 6:32, gloria al nome di Gesù per la sua parola, gloria al nome di Gesù per la nostra preghiera, soprattutto oggi, glorificando al Signore per la vita del nostro caro bimbo Angel, 6 anni, al Regina Margherita, battagliando per la sua vita e vincendo con una bellissima vittoria dichiarata nel nome di Gesù. Gloria al nome di Gesù per la sua Chiesa che prega, che digiuna e che dichiara la parola giusta. In Giovanni capitolo 12, questa mattina abbiamo ascoltato la parola del Signore. Dio benedica per questa settimana la sorella Giovanna, leggendo la scrittura in Giovanni capitolo 12, del verso 24 al verso 26. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre li onorerà. Signor Gesù, ti ringrazio per la tua parola questa mattina ed ogni mattina, Signore, perseverando nel tuo amore, perseverando nei tuoi principi, nella tua verità. Sempre mi colpisce quando nella scrittura il Signore afferma un qualcosa. In verità vi dico. Il Signore veramente non ha bisogno di ripetere le parole, ma il suo amore è tan grande verso di noi che ci disse: ascolta, ascoltami, della stessa maniera che un padre le dice a un figlio innocente e prova di prendere l'attenzione e le dice: ascoltami,
guardami occhi, ascoltami. E le dice una e un'altra volta, ascoltami. Della stessa maniera il Signore nel suo amore ci dice, in verità vi dico, è necessario morire alle passioni carnali, è necessario morire all'odio di questo mondo, al risentimento di questo mondo, della carne. Nel nome di Gesù è una battaglia, un giorno alla volta, una mattina alla volta, e inizia da molto presto. Signore, questo è il tuo giorno, non è il mio, è il tuo. Decide tu per me che fare oggi. Quando arriva il momento di scrivere, di condividere con qualcuno, di fare una risposta, una dichiarazione, un commento, anche via WhatsApp, via Facebook, che sia la tua mano scrivendo, che sia il tuo sentire che edifichi la Chiesa, che sia una parola di fede. Ho sentito questo fatto dal mondo scientifico, si è trovato in una delle piramidi, anche in altre occasioni si è trovato quel granel, quella piccola, allora non mi ricordo la parola in spagnolo, semilla, forse seme, non mi ricordo, ma caduto in terra deve morire. E quando si è trovato questa semilla all'interno di un qualcosa che si è preservato per tanto tempo, 2000 passa anni, si è seminato, si è inserito in terra un albero, è uscito dopo 2 o 3 mila anni di esistenza. Non è questo meraviglioso? Solo Dio può dare, può donare la vita, ma anche a noi ogni giorno il Signore ci dona la vita. Ogni giorno alla sveglia già è una manifestazione del suo potere. Dio benedica Angel, non me posso immaginare la sofferenza e la battaglia, il travaglio della sua madre, delle sue familiari. E lui è parte di questa bella chiesa insieme alla moglie, insieme alla mamma, insieme alla nonna, e ci colpisce ogni volta che arriva la notizia. Secondo la medicina non va bene, ma per prima mamma, la sorella Karel è lì per dare una parola di fede. Io credo, e questo è meraviglioso. Le chiedo alla Chiesa nel nome di Gesù per il Piemonte, per la Lombardia, preghiamo insieme e dichiariamo questa vittoria. Io credo, la fede della mamma mi contagia e mi aiuta nella mia fede. Grazie Signore, aiutaci in preghiera per la Chiesa.
è il Padre nostro che guarda ogni passo, sta guardando, e vinceremo insieme. Dio vi benedica in questa giornata. Ho tante cose da che condividere, il Signore continua a mettere nel mio cuore diversi punti, ma questa mattina semplicemente il Signore ha preso il mio cuore a pregare, a ringraziarlo, e semplicemente tira tutta l'atmosfera intorno a me, in questo mondo malvagio, dominato dal male, dirle al Signore, al mio Dio, al nostro Signore Gesù Cristo, Padre eterno, io credo in te, io credo nel potere della tua mano. Il Signore benedica la vostra giornata, fratelli, rimaniamo in contatto nel nome di Gesù. Se abrirá. Si puedes creer, la peña huirá. Si puedes creer, oye en el Señor. Si puedes creer, hoy puedes ver la gloria de puedes creer, hoy puedes ver la gloria de Dios. La viuda creyó, la harina aumentó, creyó la es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.